potessero aumentare, forse una possibilità di DAD futura se si prevede, oppure ci sono misure allo studio in caso di peggioramento? Dunque, noi innanzitutto ricordiamo che la scuola è oggi in situazione di sicurezza. Il 95% del personale ha fatto la prima dose e il 92% ha fatto la seconda, e stiamo andando a grandi passi sulla terza. I ragazzi, tutti i ragazzi, ormai quelli fra i 16 e i 19 anni, sono sopra l'84%, siamo cioè in una situazione di grande protezione. Però i ragazzi non stanno solo a scuola, stanno anche nel pomeriggio. Voi avete visto che con le autorità sanitarie, anche le autorità sanitarie locali, abbiamo fatto protocolli per il controllo. Quindi noi stiamo controllando la situazione e quindi la controlliamo minuto per minuto. Grazie. Per quanto riguarda la maturità invece, quest'anno come potrà essere? No, dunque, innanzitutto per la maturità è molto semplice, noi stiamo lavorando attentamente sulla maturità. Noi abbiamo i ragazzi che oggi fanno maturità che hanno cominciato, facevano la terza 2 anni fa, quindi stiamo molto attenti alle richieste dei ragazzi, abbiamo molte attenzioni per quanto ci dicono i docenti, stiamo lavorando, quanto prima daremo tutto il modo di preparare al meglio anche gli esami di quest'anno. Avete visto, gli anni scorsi sembrava impossibile, li abbiamo fatti tutti in presenza e li abbiamo fatti permettendo a tutti di esprimersi al meglio. Quanto è importante il salone degli orientamenti? Ah, questo invece è un punto importantissimo. Voi sapete che l'orientamento è per noi uno degli elementi fondamentali e fondanti, ad esempio che è una delle riforme cruciali del PNRR. Qui a Genova abbiamo uno dei saloni più importanti sull'orientamento, che non vuol dire soltanto l'ultimo anno, l'estate, che cosa succederà di me a settembre, vuol dire accompagnare i ragazzi fin dalle scuole medie, accompagnarli in percorsi di vita che illustrino a loro non soltanto i mestieri che sono stati, ma anche i tanti mestieri che si aprono nel nostro futuro prossimo. Quindi l'orientamento diventa fondamentale, è il modo per esplorare tutte le possibilità e tutte le opportunità che si aprono per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. Stiamo controllando, stiamo lavorando tutti assieme per avere il controllo della situazione, per permettere ai ragazzi di vivere un anno sereno. Avete visto, noi abbiamo aperto quest'anno, ci lavoravamo da febbraio e stiamo continuando a lavorare con tutte le autorità nazionali e locali per continuare a garantire un anno sereno in presenza. Sole che ci ricorda la cosa che io dico sempre, e la ripeto, so che sono ossessivo. Ricordatevi che la nostra è una Repubblica che si fonda su quel principio straordinario, che è il lavoro. Il lavoro come partecipazione collettiva.